Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale si è riunito il 30 giugno per la seduta di insediamento della 10ª legislatura, nella quale sono stati svolti gli adempimenti istituzionali. Il consigliere Domenico Rossi, Partito Democratico, è subentrato al collega di partito Aldo Reschigna, eletto nella lista maggioritaria e nella circoscrizione VCO, che ha optato per il seggio circoscrizionale. Mauro Laus, con 36 voti a favore, 10 schede bianche, 5 schede nulle, è stato eletto presidente del Consiglio regionale. È necessario ridare credibilità all'istituzione della Regione Piemonte, perché a mio avviso ha perso la sua credibilità nella passata legislatura, è sotto gli occhi di tutti, e io dovrò impegnarmi per garantire tutte le prerogative del Consiglio, quindi l'onestà, correttezza e in modo particolare trasparenza, e ancora in modo più particolare per l'informazione. Vicepresidenti sono stati eletti Nino Boeti con 29 voti e Daniela Ruffino con 13. Alla carica di consiglieri segretari Angela Motta con 34 voti, Gabriele Molinari con 30 e Alessandro Benvenuto con 13. I candidati della maggioranza sono stati proposti da Davide Gariglio, Partito Democratico, mentre quelli del centrodestra sono stati presentati da Gilberto Pichetto Fratin a nome di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. Per la votazione sui consiglieri segretari, Davide Bono, Movimento 5 Stelle, ha proposto il nome di Stefania Bazzella, che non è stata eletta. Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio regionale. In un momento difficile, i cittadini hanno l'esigenza di sapere che le persone che le rappresentano sono persone per bene, che hanno a cuore il futuro e lo sviluppo della regione e delle famiglie. Sarà una legislatura che dovrà fare una nuova legge elettorale, che dovrà far vedere ai piemontesi che la politica esiste se è una buona politica. Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale. Questa è una stagione nuova per il Consiglio regionale, di nuovo impegno, c'è la grande possibilità di una riscossa per il Piemonte, anche di un avvicinamento della politica ai piemontesi. Questo Consiglio deve avere porte aperte, finestre, che deve essere capace di avvicinare i cittadini, e che il nostro impegno ovviamente sarà grande. Dopo l'insediamento dell'ufficio di presidenza, gli interventi inaugurali di legislatura. A quello di neopresidente dell'Assemblea Mauro Laus è seguito l'intervento del presidente della Giunta Sergio Chiamparino, che ha presentato i componenti dell'esecutivo e ha auspicato una stagione di confronto e dialogo. Appuntamenti. All'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale fino al 26 luglio, TOT, mostra di grafica 3D, stampe digitali e proiezioni video allestita dagli studenti dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Alla Biblioteca della Regione Piemonte, in via Confienza 14 a Torino, fino al 15 ottobre, la mostra sulle scatole e le targhe di latta alle quali aziende e paesaggi piemontesi hanno dato immagine per contenitori di biscotti, caramelle e matite colorate. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.